Eder. Mech. Pallister. Ivano Camarri, un rispettato geometra di 70 anni residente a Mantello, piccolo comune in Valtellina, è scomparso nel nulla da 6 mesi. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto e numerosi interrogativi nella comunità locale e tra i suoi cari. La procura della città, guidata da Piero Basilone, ha recentemente aperto un'indagine per omicidio, una svolta significativa che consente di effettuare accertamenti tecnici cruciali per il caso. Camarri era un professionista molto conosciuto e stimato. Oltre alla sua attività di geometra, con uno studio ad Ubino, un comune vicino a Mantello, egli aveva ricoperto il ruolo di vice sindaco di Mantello. Era sposato e padre di 2 figli, e la sua vita sembrava scorrere in modo tranquillo e regolare fino al giorno della sua scomparsa. La mattina del 12 dicembre 2023, Camarri si reca come di consueto al suo studio professionale. Questo è l'ultimo momento in cui viene visto. Uscito di casa, aveva detto ai familiari che avrebbe incontrato un collega geometra e alcuni clienti a Milano per discutere di una compravendita immobiliare. Tuttavia, non è mai giunto a destinazione. Il suo telefono cellulare risulta spento da quel momento in poi, e non ci sono stati prelievi dal suo conto bancario, escludendo quindi l'ipotesi di un allontanamento volontario. I familiari, preoccupati per la sua assenza prolungata, denunciano la scomparsa ai carabinieri di Traona. Le ricerche iniziali non portano a nessun indizio utile. La vecchia Opel Astra grigia di Camarri viene vista per l'ultima volta alle 13 del 12 dicembre, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza alla rotatoria del centro di Dubino. Da quel momento, nessuna traccia né dell'auto né di Camarri. Gli inquirenti stanno seguendo principalmente la pista del movente economico. Non ci sono evidenze che suggeriscano un allontanamento volontario o un suicidio, il che rende la situazione ancora più enigmatica. L'apertura di un'indagine per omicidio consente di approfondire aspetti tecnici e investigativi che prima erano fuori portata. Molte cose non tornano. Il cellulare di Camarri è stato spento subito dopo la sua scomparsa, un dettaglio che complica ulteriormente le indagini. La vecchia Opel Astra grigia non è stata ritrovata, nonostante le ricerche approfondite nella zona. Non ci sono stati movimenti sul conto bancario di Camarri, escludendo così l'ipotesi di un allontanamento premeditato. L'auto è stata vista per l'ultima volta alle 13 del 12 dicembre a Dubino, ma da lì in poi si perde ogni traccia. La scomparsa di Ivano Camarri rimane avvolta nel mistero, con molti punti oscuri ancora da chiarire. La comunità locale e i familiari attendono con ansia ulteriori sviluppi dalle indagini. La pista economica sembra la più promettente, ma solo il tempo e un'accurata attività investigativa potranno svelare cosa sia realmente accaduto a Ivano Camarri. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per le indagini, e si spera che possano emergere nuovi elementi che possano dare una svolta decisiva a questo caso intricato e doloroso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!